Ve lo avevo promesso che ve l'avrei portato, ragazzi, in edizione telefonica, telefono edition, perché non c'erano altri modi. Ecco qui il buon Fabio pronto a dare il suo parere su questa folle giornata di Serie A. Roma compresa, ma non solo, ovviamente. No, assolutamente, perché le carne al fuoco ce n'è tante, direi l'ennesima giornata di Serie A folle e imprevedibile, per cui vi salutiamo subito, ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti. Allora, mi piace come sempre per supportare i nostri contenuti, non vi costa niente, è gratis. Vi ricordiamo di iscrivervi e di attivare la campanella per ricevere le notifiche sul cellulare in tempo reale ogni volta che pubblichiamo, così non vi perdete più niente. Cioè, abbiamo altri due canali YouTube, un altro de calcio e uno non de calcio. Li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Buona giornata a tutti voi, perché come sempre questo video uscirà alle 7 del mattino. E io non so da dove vuoi cominciare, Fa? Vuoi cominciare dalla Roma? Cominciamo, sì, forse è meglio cominciare dalla Roma per poi passare a tutte le altre. Sì. E io sinceramente dalla Roma non mi aspettavo nulla di più, devo essere sincero, perché comunque è inevitabile che la testa vada alla partita del giovedì, che è sempre più vicina, mancano 3 giorni e difficilmente, devo dire la verità, mi aspettavo una vittoria. Proprio contro una squadra che in questo momento è veramente, veramente in forma, ha stoppato sia Milan che Juventus, ha battuto l'Inter. Insomma, non era facile Però uscire hai da casa visto che nostra. occasioni ci abbiamo? Sì, pure loro qualcosa nel finale, ma hai visto che occasioni ci Sì, abbiamo avuto e quello che ha parato certo. Skorupski? No, assolutamente. Infatti, ecco, l'unica nota dolente, l'ennesima, per l'ennesima volta, è il portiere avversario, che praticamente Skorupski ogni volta che ci vede sembra trasformarsi e diventare il portiere più forte mai visto sul campo di calcio. Veramente una cosa che Pazzesco. mi lascia sempre più perplesso. Non Pazzesco. è la prima volta che lo fa contro di noi, anzi, forse saranno almeno 3 o 4 volte, ma già dei tempi d'Empoli. Ricordo prestazioni clamorose di Skorupski contro la Roma, quindi ormai non mi stupisco più di niente. Era preventivato, era già messo in conto. Ma al di là di questo, comunque, mi fa ben sperare l'atteggiamento della Roma, perché comunque la Roma questa sera, nonostante partisse con più di qualche riserva, se così le possiamo definire, mi è piaciuta. Non mi è per niente dispiaciuta. Abbiamo Pure avuto le nostre occasioni, mi lascia ben sperare per giovedì. Guarda, me ne accorgo anche io nel parlare, cioè sto già proiettato alla partita del giovedì. È un'occasione talmente grossa che è inevitabile che anche questa partita sia quasi passata in secondo piano, anche se poi vado a leggere la classifica dalla parte nostra, insomma, rimaniamo quinti, ma per grazia ricevuta, perché stiamo in vantaggio negli scontri diretti con la Lazio, che vince contro lo Spezia, una partita rocambolesca pure quella, sì. Vuoi e permettiamo. commentare rapidamente? È una partita che fa 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. Non credo che ci sia bisogno di tanti commenti. Una partita che ha offerto 1.000 spunti, è successo praticamente qualunque cosa, pure in autogol, se non mi sbaglio, de Provedel, se non mi sbaglio. Sì, sul tiro Quindi, de Zaccagni. esatto, quindi anche quella partita veramente impossibile. Alla fine la Lazio in qualche modo la spunta. E buon per loro, ovviamente, perché ci si rimettono alle tacche. Meno male che abbiamo vinto il derby di ritorno in una maniera abbastanza clamorosa e netta, che ci permette di stare avanti negli scontri diretti, perché comunque loro hanno vinto con l'andata, noi con il ritorno, ma per differenza reti stiamo avanti noi. Sì, Meglio sì. così, Quindi almeno quello. la Roma, vabbè, siamo proiettati sicuramente Siamo a proiettati a giovedì, non me la voglio giovedì. dilungare. No, non, già, Ok. ti dico la verità, non ce la faccio a dilungarmi più tanto sulla partita di campionato, perché sto già avanti. È andata così, basta. Voglio vedere giovedì che succede, sperando in un risultato buono, ovviamente. Allora, io parlerei di Milan e di Inter. E del fatto che stanno continuando a far giocare in orari diversi squadre che se lottano la retrocessione barra salvezza e lo scudetto. Che non è proprio una cosa buona, secondo me, perché almeno le ultime 4 partite dovrebbero essere garantite, a mio modo di vedere, le contemporaneità delle partite giocate. Quello che dico Perché io. permetti così a squadre di scendere in campo con risultati già acquisiti delle dirette avversarie.
A volte può essere un vantaggio, a volte può essere uno svantaggio, ma in entrambi i casi non va mai bene. Devono essere giocate le partite insieme, perlomeno per quando si tratta di importanti traguardi, come può essere lo scudetto, e allo stesso modo può essere pure la retrocessione. Non bisogna fare pure distinzioni se è lotta scudetto o se è retrocessione, sono comunque importanti traguardi per tutte le parti in causa. E si dovrebbero giocare tutte in contemporanea. Questo non viene fatto per motivi dei soldi, perché è praticamente quello di cui si parla. Sì, diritti E di gioco. al di là di questo, però, l'Inter gioca alle 6 dopo che aveva già assistito alla vittoria del Milan, che aveva giocato alle 3. Vittoria del Milan che arriva praticamente quasi sul filo dei secondi, arriva all'82esimo, se non mi sbaglio, dopo un errore di Terracciano che Grave, sì. permette al giusto? Se non mi Sì, ricordo male, che no, ti ricordi bene. permette al Milan di ripartire. Leao la butta dentro. E Milan che ovviamente conquista 3 punti fondamentali, che però avevano messo molta più pressione all'Inter perché era meno 5 in quel momento, quindi l'Inter doveva per forza vincere per riportarsi a meno 2. Questo l'ha fatto, ci è riuscita in un modo o nell'altro. Partita non proprio facilissima pure quella dell'Inter, però alla fine prendono 3 punti che gli permettono di restare in corsa e di riportarsi, come nella scorsa giornata, a meno 2 dal Milan. Allora, prima di continuare a parlare della lotta a scudetto, ti sei reso conto che quinta Roma 59 potenzialmente se Sì, l'Atalanta vince è 58, matematicamente in Champions? No, tre squadre in un punto, se non mi sbaglio. no, la lotta Champions, Ah Napoli, no, a Juventus, noi no, è finita. finita. Le prime 4 vanno in Champions, ormai. Esatto. Se deve Sì. decretare ovviamente le posizioni, i piazzamenti, ma sicuro Milan, Inter, Napoli e Juventus saranno in Champions In League. Champions, sì, Perché la quarta, la Juve c'ha assolutamente. 69, mancano 3 partite, la Roma meno 10. Esattamente, sì, questo era un dato ormai scritto, certo. Io già da tempo non speravo più in una qualificazione in Champions da parte della Roma, perché obiettivamente era troppo troppo complicato. Dovevano veramente cadere dall'albero la Juventus, magari un Napoli addirittura, visto che stanno lì. Ma insomma, parliamo proprio dell'ipotesi assurda quella per la Roma o anche le squadre che seguono ad arrivare in Champions. Era un risultato insperato, è stato solamente ufficializzato e noi dobbiamo puntare a fare il nostro, cioè chiudere Quest'anno il 4 campionato. squadre per 3 posti europei, 2 in Europa League e 1 in Conference. Quindi una di Esatto. queste 4 Rimane fuori, rimane fuori. l'ottava. Se l'Atalanta Quella vince, che si arriva è riporta a l'ottava. 58, si mette sopra la Fiorentina, scala la Fiorentina attualmente in quel caso poi All'ottavo fuori da posto, tutto, certo, però però mancano 3 giornate. tre squadre in 4 squadre in 3 punti, scusami, perché la Roma 59 al momento è quinta, la Fiorentina potenzialmente ottava 56, sarebbero comunque 4 squadre in 3 punti, il che significa che a 3 giornate dal termine può succedere qualunque cosa, si possono Allora, qualsiasi scambiare le posizioni in momento. 800.000 maniere. Facciamo una cosa. Il contenuto in cui andiamo ad analizzare i calendari, no, i calendari quelli che tiriamo io e Fabio quando la Roma Sì, perde, i calendari esatto. delle singole squadre per la lotta scudetto, per la lotta Europa, non più Champions League, per la lotta salvezza, lo facciamo domani mattina alle 7. Post Perché Atalanta, ovviamente, sì, certo. almeno tiriamo definitivamente le somme in una Le maniera un somme. po' più dettagliata. Voglio solo che tu Certo. mi commenti i 77 punti del Milan, i 75 dell'Inter e il fatto che c'è lo scontro diretto a favore del Milan. Tu dici proprio per quanto riguarda la corsa scudetto finale? Purtroppo posso solamente dirti una cosa, che se il Milan riesce a sfangarsela come se l'è sfangata oggi, cioè, il risultato dalla parte sua. Il Ciao. Milan non deve, ha la possibilità di non sbagliare, anche se sono partite difficili, E le ma non è analizziamo domani. Che impossibile. Non è, cioè, non è impossibile. Il ci Milan ha riesco. tutto dalla parte sua. Ok. Guarda, io non aggiungerei altro perché abbiamo analizzato fin tanto, abbiamo analizzato tanto in realtà, abbiamo detto Tanto, tantissime cose. tantissimo. Quindi poi domani ci concentriamo sulla classifica, proviamo a fare i calcoli della situazione, cerchiamo di capire quello che potrebbe accadere ovviamente da qui alle prossime 3 giornate Certo che sì. che si gioca nel Milan. Mi piace ancora per poco. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social in descrizione, contenuti consigliati. Alla prossima, ragazzi, con un nuovo video. Ciao regà e buona Ciao. giornata a tutti A voi. voi, ciao, ciao, ciao.